Cari ragazzi, bentornati in questo tutorial di cose che nemmeno io so, grazie al nostro amico Marco Tiso. Ci stiamo addentrando nel mondo di cinema 4D, del modeling 3D e delle sue fantastiche integrazioni e interazioni con la suite Adobe e in particolar modo con After Effects. Direi che possiamo continuare esattamente da dove ci eravamo lasciati. Buona visione! Allora, andiamo a creare un testo in 3D, che potrebbe essere una cosa molto molto utile. Allora, voi anche nella vostra versione Lite avete questo menu che si chiama MoGraph, che è l'abbreviazione di Motion Graphic, ed è un modulo di Cinema 4D molto utile. Perché voi non vedrete tutte queste voci, ma... Queste funzioni, ma mi concentrerei su questa, MoText, che cliccandola mi fa apparire un testo, ok? E vedete che come tutti gli oggetti, chiamiamola anche questa, non è una primitiva, ma comunque diciamo è una funzione integrata dentro Cinema 4D che ha le sue proprietà e ha le sue regole, ok? Quindi qui in basso vedo tutte le cose che posso fare grazie a questo MoText. Potrebbe essere quello che voi, diciamo, su After vedete come... tutte le proprietà di un shape layer, cioè di un, come si dice in italiano, shape layer? Ho capito, una forma. Una forma, esatto, è l'equivalente di una forma in After, cioè delle proprietà delle forme in After, quindi quando fate un quadrato in After sapete che potete cambiare lo spessore della traccia, potete cambiare, e qua funziona allo stesso modo, solo che fa col testo. Vedetelo un po' così. Ora io qua scrivo ciao Massimo, non vedo ancora niente perché mi devo spostare o schiacciando tab oppure andando su un'altra diciamo finestra, quindi clicco qua e vedete che me l'ha aggiornato. Ora io posso anche decidere di metterlo uno sotto l'altro, diciamo che lo vogliamo. Inutile dire che posso cambiare la font, giusto? Esatto, quindi, voglio centrato. Noi che siamo dei grandi appassionati di Comic Sans possiamo tranquillamente... Infatti era mia intenzione metterlo in Comic Sans, però... c'è. Però in questo caso, visto che vogliamo sfruttare il massimo del massimo, io utilizzerei un font bello cicciotto. Questo Upside mi sembra interessante, perché diciamo esalta le caratteristiche del 3D. L'Upside Round 2. Round 1, ok. Poi potete cambiare lo spazio interlinea, ok? Quindi questo Horizontal Spacing. E anche il Vertical Spacing. A questo punto io lo farei in questo modo. Senti, se io voglio aumentare l'estrusione, cioè lo spessore nell'asse delle dita... Mi stai anticipando il tutto. Dai, sei tu che sei lento, caspita, i ragazzi stanno scalpitando, per cosa pensi che li stia trascinando questa avventura, dai? Estrudiamolo ed è la prima voce, facile. Ah, depth, ok, cioè profondità. Mettiamo un 30 e diciamo che gli adatto, vedete. Ah, no, dai, aumenta, fai una roba, non so, 50, dai. Diciamo, dai. Beh, oh, che bene. Non mi piace questo numero, mettiamo il 73, mi sta più simpatico. Ecco. Ok, allora, il 3D è fatto di dettagli, di dettagli e di come anche, se voi osservate un oggetto nel mondo reale, non è mai perfetto, ok? Se voi andate a vedere e zoomare qui, questo è uno spigolo vivo, una cosa che vedreste in Illustrator, cioè se voi guardate lo spigolo vivo del monitor, anche il più... se avete un MacBook e guardate gli spigoli come sono molto sottili e al millimetro, anche lì se andate a proprio guardare al microscopio ci saranno delle imperfezioni. Quindi è bello sfruttare, visto che c'è la possibilità, di creare delle varianti, delle micro imperfezioni, in questo caso non sono micro imperfezioni, ma delle smussature che danno quel qualcosa in più anche visto da distante. Ora vi faccio vedere
in questa, sempre tenendo selezionato nelle proprietà di mock test, ho questo CAPS in cui mi permette proprio di dare delle smussature. Quello che interessa a noi è il fillet. Quindi CAP è, allora se io metto CAP non succede niente, se metto none vedete che mi ha fatto un buco. Allora praticamente none significa che non c'è la copertura, quello che è il coperchio. CAP è il mio coperchio. Fillet cap, fillet è quello che andremo a vedere dopo, fillet cap è la combinazione dei due, ovvero la smussatura tra diciamo la parte frontale e la parte superiore. Ok, fammi vedere il testo visto da davanti per piacere, ecco così mi rendo conto meglio. Ok, chiaro. Vedete come cambia. Ora se vi do un render al volo, vedete che già ha dato un'impressione diversa a quello che c'era prima. Ok, fammi fare una rotazione. Guardate con... E guardate senza che differenza c'è. Cioè già qua mi dà qualcosa in più. Uh-huh. Ora posso anche cambiare gli steps, cioè le suddivisioni. Quindi ne metto tre. E vedete che lo smussa. Ora per vedere meglio questa cosa, qui diciamo che ho la finestra di dialogo del mio viewfinder. E nella finestra di dialogo del mio viewfinder, sotto la voce display, o vista, credo sia in italiano, abbiamo i vari tipi di visualizzazione. Così diciamo, non mi dà nessuna informazione. Così mi mette un po' di linee. Sono su display, quindi su vista, e posso decidere che linee di riferimento mettere sul mio solido quick shading. Qual è quello di default, per piacere? Ground shading, di solito. Go round shading. Ok. E tutti gli di altri? Di solito si trova così, di default. Poi ci sono tutti gli altri che variano, mettendo in questa visualizzazione che è con le lines. Sì, sono in grado di vedere anche in maniera più veloce e intuitiva come è fatta la tridimensionalità. Esatto, come è costruito diciamo l'oggetto, in questo caso il testo in 3D. Praticamente una visualizzazione rapida e intuitiva della mia smussatura. Della smussatura esatto, che ho la applicato. Smussatura che io adesso, vedete, vado a aumentare la suddivisione, quindi gli metto due suddivisioni e vedete che proprio aumenta. Se ne metto tre, mi fa vedere proprio come va a suddividere quella parte lì. Quante Posso posso anche... metterne? Ah, infinite. È Ok, chiaro che ragioniamo su questo. È chiaro che più suddivisioni fate in linea generale, più poligoni avete in un oggetto, più dopo in fase di rendering, in fase di... non tanto in fase di diciamo visualizzazione perché è veloce, ma in fase di simulazioni dinamiche e poi anche render finale, queste cose vanno a incidere un sacco Ecco, ragioniamo, e a scusa far se crashare anche il computer. Quindi vi trovate in certi momenti che schiacciate il pulsante di simulazione e ciao, il avete computer buttato via esplode. un progetto. Ascolta, vorrei sottolineare questa cosa qua. Niente di quello che stiamo vedendo è il risultato finale. Anche quando vado nel pre-rendering, quello che ci hai mostrato prima, torna un attimo a farcelo vedere, Marco. Col pulsante con il chuck che vedo in alto, ecco. Bene. Esatto. Questo qua è di nuovo un pre-rendering. Anche questo non è l'oggetto finito. Sono sempre all'interno di un software che mi sta facendo vedere delle anteprime. Solo Esatto. quando vado a fare l'esportazione effettiva e la macchina si mette in moto ed ecco che conta l'acceleratore 3D, ecco che conta la RAM, ecco che conta il processore. Evidentemente per lavorare di grafica 3D c'è bisogno di prestazioni molto più elevate di quelle a cui siamo abituati noi grafici solitamente. Vale la pena quindi tenere, come dire, questo esercizio sul livello base per fare in modo di apprendere gli elementi principali senza mettere troppo sotto stress il mio nuovo iMac, che poverino è soltanto un i5. In questa finestra qua le prestazioni del computer vengono utilizzate comunque perché di fatto fa un render il computer, solo che lo salva in una sorta di Cache, cache. certo. La cache, ricordo ai ragazzi, la cache è quella memoria provvisoria che tutti quanti i software hanno. Avete presente quando il Mac della scuola o anche i vostri
sono praticamente, esauriscono lo spazio libero. Noi la prima cosa che facciamo è andare a svuotare manualmente le cache di tutti i software di Adobe. Quella di After Effects da sola è di default 46 GB, vuol dire che io ho sempre uno storage di 46 GB occupato dal solo After Effects. È una memoria provvisoria in cui si salvano in automatico tutti i pre-rendering che mi servono a visualizzare il mio prodotto in maniera fluida, sia su Premiere quando premo invio e la barretta da rossa o gialla diventa verde, sia su After Effects quando schiaccio la barra spaziatrice, magari sono a, non lo so, ho disattivato il motion blur e ho tenuto la qualità dimezzata perché il playback sia più rapido, ma comunque da qualche parte nel disco fisso si crea un video di quello che sto vedendo. Ecco, quel video finisce nella memoria cache. Allo stesso modo, quello che sto vedendo adesso sono immagini che si creano nella memoria cache. Per finire il ragionamento qui di questi caps, di fillet caps, possiamo cambiare anche, diciamo, quanti centimetri in questo caso riesco a spaziare questa, se io qua metto a 1 e metto 10, vedete che mi si ingrandisce questo spazio qui. Io direi che per questo esercizio possiamo stare su 3 centimetri e 2 suddivisioni, forse. Va bene. 3. Ok. Vedete che già facendo un pre-render mi sta già più simpatico. Mi sì, sta chiaro, un chiaro. Un po' più di movimento. Un po' più di quello, quello che c'è sotto, diciamo, questo cap qui è il cap dietro, che io posso tenere piatto, tanto non andiamo a far vedere in questo esercizio. Vorrei inserire un materiale intanto. Andrei, perché anche qua adesso è tutto bianco, tutto senza spirito. Quindi andiamo a mettergli un nuovo materiale, quindi vado Fammi capire questa. Cosa hai fatto. Hai selezionato il Motext e poi sei andato nella parte... No. Allora, sono tutte azioni separate. Per creare il materiale si crea un materiale che si può applicare a qualsiasi oggetto. Ok, chiaro. Quindi io intanto mi occupo di creare un materiale. Crea un materiale. Si crea su questa barra qua sotto, cioè proprio il pulsante crea nuovo materiale. A seconda della versione che avete, adesso ne hanno introdotti di diverse. E facendo doppio clic sulla, diciamo, sull'icona, la pallina, la sfera, mi si apre una finestra di dialogo che mi dà tutte le, diciamo, le... Caratteristiche di questo materiale. Allora, intanto io lo lascerei bianco, magari aumento un po' la luminosità. Vedete che sono selezionato sul tab colore e gli do un colore, intanto lo lascio bianco un po' più chiaro. In questo modo ho creato il mio materiale e lo vado ad applicare, o lo trascino direttamente sull'oggetto nell'editor, oppure lo vado a inserire qui. Vedete che la freccetta cambia e mi dà un più e me lo piazza a fianco. Un'altra cosa che vorrei fare è inserire un po' di luce, perché dobbiamo, insomma, per dare un po' di carattere a questo testo, mi piacerebbe dargli un po' di luce, perché è quello che ci permette di fare il... ci sono i vantaggi che ci può dare un software di questo tipo. Io vado su questo pulsante con la lampadina e seleziono una luce, ci sono tanti tipi di luce, si possono cambiare anche in seguito nelle preferenze, cioè nelle proprietà, scusate, però ho selezionato una luce normale. Ok. Questa luce si comporta come un qualsiasi oggetto e la posso muovere nello spazio, trascinando ovviamente le apposite frecce. Mettiamola qui. Vedete che se io schiaccio render, ha già iniziato a dare delle sue sfumature e alcuni colpi di luce, di ombra, che rendono tutto più interessante. Una cosa che si può fare è fare in modo che questa luce proietti anche delle ombre. Quindi qui ho la voce shadow, e gli posso mettere un'ombra soft, quindi non dura ma morbida, che simula proprio
diciamo, l'ombra degli oggetti a seconda di dove la luce colpisce. Ora, fai vedere la differenza con ombra senza ombra, per favore. La differenza non sarà tantissima in questo caso, però alla fine vedete come sono più dure qua le ombre, perché vengono messe di default. Se io metto show, mi cambia un po'. La differenza cambia, sono quasi impercettibili, ripeto, ma alla fine di tutto è quello che è sommato e impilato uno sopra l'altro crea quell'effetto più realistico. Marco, fino adesso però non ti ho mai visto salvare. Cosa sta succedendo? Cioè, la stai rischiando o cosa? Ma è talmente easy, non mi è venuto spontaneo. Ok, insomma, per salvare sempre file save o cosa del genere? Comanda S, sì. Ok, però perfetto. È già salvato il file, perché noi l'abbiamo importato direttamente, lui l'ha salvato in una cartella. Sì. E poi tu quando fai comanda S lo salvi. Allora, ritornando a noi, ho inserito questa luce, ok? Perché, come ho detto prima, ogni programma ha le sue peculiarità e secondo me il 3D, la tecnologia 3D ha il vantaggio di gestire luci, ombre in maniera che magari software come After Effects non riescono a gestire. Quindi è importante, secondo me, sfruttare il massimo di questo programma. Si può gestire la luce e renderla un po' più realistica. Possiamo far finta che questa sia la luce del sole, quindi gli dà una tonalità, sempre qua nelle sue proprietà, di un po' giallognola, non troppo, non esagererei troppo, ma giusto un pochettino, come se fosse stato colpito dal sole. Quindi attenzione, è la luce che sta cambiando tinta, non è il solido. Esatto, la luce lo illumina, diciamo, di questa tonalità arancione. Sì. Per rendere la scena ancora un po' più credibile, aggiungo un'altra luce, e in questo caso, quindi questa doppio clic sole, questa doppio clic ambiente. Cioè, facciamo finta che sia il cielo. E per rendere un'ambientazione, io ho questa opzione qua, nella luce, che si chiama Ambient Illumination. Se io la clicco, ora è molto molto forte, vado a ridurre un po' l'intensità che ce l'ho in questa barra qui, diciamo che la riduciamo del 40%, e gli diamo una tonalità leggermente bluette. Ora, introducendo questi due elementi, ho reso tutto molto molto più interessante. Vedete come sembra proprio colpita dal sole? Questo ci aiuta un sacco. Se volessimo, per esempio, scattare una foto di un tavolo, vi do un'idea, e mettere la scritta, magari riusciamo a imitare, diciamo, più, utilizzando questo metodo, imitiamo, diciamo, l'illuminazione della stanza in cui sono. Ci sono metodi molto più efficaci per farlo, però potrebbe essere un buon esercizio per capire come funzionano le luci. Peraltro, se io ho idea di dove ho messo le luci nel mio set, nella mia ambientazione, posso sostanzialmente sovrapporre le luci virtuali che ho creato con Cinema 4D sulle luci reali e addirittura imitarne la tinta, imitarne la temperatura colore, per fare in modo che effettivamente il solido che io ho creato sia della stessa identica illuminazione degli oggetti. Esatto. Ripeto, ci sono altri modi per fare questa cosa molto più automatica e molto più accurati e dettagliati, però in termini di sperimentazione è utile fare questi esercizi perché si capiscono molte cose. Ad esempio, ora cliccando sul materiale posso cercare di andare un attimino a renderlo anche questo. Vedete, non ho ancora cambiato il colore, cioè io il colore non l'ho neanche toccato, l'ho lasciato bianco. Anche qui si può dargli una colorazione, ma mi preme di più farvi vedere questa tab Reflectance. Questa tab Reflectance gestisce tutto ciò che è riflessione e rifrazione della luce. Quindi simula, diciamo, come la luce viene riflessa. Vedete come posso andare a cambiare come la luce colpisce l'oggetto. Vedete qua ho l'anteprima e qua ho il materiale come risulterà alla fine.
sperimentate quanto volete. Sapete che è un programma molto complesso e io quello che vi consiglio di fare è giocate, spostate, cambiate, provate a vedere cosa succede. L'importante è che salvate ogni tanto. Quindi io qui posso anche cambiare il tipo di sistema di riflessione e metterne uno un po' più intenso. Intenso. Diciamo che questo qui simula quello che potrebbe essere un metallo. Bello, fammi vedere il rendering di questo. Qua bisogna stare un attimino qua, entrano in gioco un po' di fattori e quindi no, bisogna lavorarci un po' di più. Vedete che qua bisogna affinare un po', vedete che fa un sacco di rumore qui, quindi bisogna andare a gestire questo rumore. Non qua. Solo Marco, mi sembra anche che stia facendo molta fatica a darti anche un rendering molto veloce. Segno esatto. Che cambiando la superficie, quindi banalmente passando da una superficie che poteva imitare la plastica o il marmo, passiamo a una superficie che imita un metallo e già vediamo che il motore di rendering soffre parecchio. Vabbè, diciamo che ci vada bene così. Ok. Ora andiamo ad animare. Mettiamoci in una posizione interessante. Ascolta, giusto per capire, tu mi fai vedere un'animazione dell'oggetto o di una camera che ci gira intorno all'oggetto? Come vuoi, da questo punto dell'animazione dell'oggetto, perché la camera se la muovi in after. Ok, chiaro. E quando muovi la camera in after, ti importa anche le fonti luminose che hai messo? Allora, after ti importa come se fosse un PNG questo qui. Ok, chiaro. Cioè lui te lo vede come dynamic link. Tipo. Ok, allora facciamo un'introduzione a questo punto. Diciamo che noi adesso facciamo un'animazione del solido e dopodiché eventualmente ci giriamo intorno con la camera virtuale di After Effects. Detto questo, è anche tranquillamente possibile animare una camera virtuale direttamente da Cinema 4D, che probabilmente a livello filosofico, ma anche a livello di qualità dell'immagine, è molto superiore rispetto ad After Effects, corretto? Sì, dipende anche qua cosa si vuole ottenere, quali sono i processi di workflow che si vogliono realizzare. Dipende molto dal progetto, dipende da un sacco di cose. Diciamo che se devo lavorare su soltanto grafica animata, posso tranquillamente lavorare con la camera virtuale di After. Se invece ho la pretesa che il solido che io ho modellato finisca in un ambiente vero, come quello che dicevi prima del tavolo, mettendoci sopra questa scritta, e ho la pretesa che la scritta sembri fatta dal vero sopra quel tavolo, magari aggiungendo anche delle tecniche di tracking, ecco che la faccenda diventa molto più complessa ed è evidente che probabilmente è il caso di andare ad utilizzare la camera di Cinema 4D. Sì, o la camera o i dati della camera di Cinema 4D importati in After Effects. Importati comunque in After Effects. Le modalità sono tantissime, ripeto, sì, ecco, dipende sempre da cosa. Ribadiamo una cosa, noi qua stiamo facendo elementi di Cinema 4D, cioè stiamo facendo, si può dire, una sciocchezza giusto per mettere le mani in pasta. Poi magari in uno step successivo, se dai disponibilità e se i ragazzi lo vogliono, possiamo anche andare un pochettino più a fondo nella tana del bianconiglio, cosa dici? Certo, sì, anche perché voglio dire, stiamo anche saltando molto di palo in frasca, giusto per capire un po' I diciamo, meccanismi. tutti i vari aspetti. Prima di iniziare, io vado qui, sempre su Mongraph, ok? E porto dentro quello che può essere un effector, cioè qualcosa che va a modificare le proprietà di questo oggetto MoGraph, MoText, scusate. Quindi vado su MoGraph, effector, e inserisco un plane effector. Ora, inserendolo in questo modo, non è successo assolutamente niente, nel Che senso cos'è mio. un plane? Un plane effector è un tipo di effector che gestisce in maniera, diciamo, lineare, chiamiamola così. Infatti non so dopo come. Proporre, non so, di tradurre effector eventualmente con animatore o qualcosa del genere, è corretto? Sì, Sono a livello di limiti di concetto effector. è un animatore, un qualcosa che altera le proprietà di questo oggetto. Ora, il modo di applicarlo, ce ne sono due. Allora, la prima è trascinarlo direttamente dentro la tab. Se io vado in questo caso devo andare su Words, perché voglio che
che il plane effector mi vada a gestire, vada a influenzare le lettere. Quindi attivo il tab words sul mo-text e trascino il plane effector. Ora vedete cosa è successo? Si è spostato verso l'alto. E vi faccio vedere perché. L'altro modo per applicarlo, che è lo stesso, però è importante saperlo, è, torno indietro ed elimino il plane effector, tenere selezionato quello su cui, l'oggetto su cui voglio applicare l'effector e andare sempre su MoGraph Effector Plane. In questo modo l'ha applicato automaticamente perché avevo il MoText selezionato. Infatti, se vado su MoText, me lo trovo in automatico su Letters. Ok? Questi sono i due metodi che possono creare un po' di confusione rispetto a After Effects, perché After Effects si comporta in maniera diversa. Certo. Quando noi selezioniamo... Cosa succede? Perché è andato verso l'alto? Se io vado su il mio Plane Effector, vedo che ho una posizione ticcata. La posizione è la Y verso l'alto. Quindi vedete che se io lo sposto, lui si sposta verso l'alto. Quindi il plane effector non è altro che una traslazione sì. Del solido su un asse. Esatto. Okay. Posso traslare il solido, ma posso anche scalarlo. Ok. Posso scalarlo. Sono tutti gli effetti intrinseci. Posso ruotarlo, esatto, in maniera diversa. Gli effetti intrinseci di ciascun livello di After Effects o di Premiere, quindi posizione, scala, rotazione e opacità, mi viene da dire, ma opacità qua non lo vedo, per cui rimangono gli altri tre. Posizione, scala, rotazione. Allora, il concetto è che io questa cosa che ho fatto potevo farla semplicemente prendendo il MoText e cambiando l'asse delle X e spostandolo verso l'alto, ma non è quello che vogliamo fare, perché il plane effector ci permette di fare una cosa molto più interessante, ovvero io in questo caso devo introdurre il concetto di fall off. Ok, il fall off è quanto questo influisce, diciamo, cioè la decadenza dell'effetto, come se ci fosse un campo gravitazionale che più vicino al centro dell'effector è, più forte è, e poi mano a mano che io mi allontano, questo qua decade e diminuisce l'intensità di un certo valore. E se io adesso in questo caso è infinito, quindi vuol dire che ha la massima potenza ovunque, se io lo metto su linear, in questo caso è orientato in questo modo qui, lo posso ruotare o in questo modo, vedete che ha già cambiato, sto cambiando solo l'asse, vedete che ha già adesso si è ruotato di 90 gradi rispetto a prima e ha già cambiato come si dispongono le lettere. Ma questo perché posso anche, Marco, scusa, posso anche ruotarlo tenendo premuto, schiacciando R e ruotando questa cosa qui. Quindi vedete che ruotandolo, diciamo, i rettangoli gialli sono i confini di questo campo di forza, chiamiamolo così. Mentre il rettangolo rosso è quello che chiamavo prima il decadimento. Ora vi faccio vedere come funziona. Marco, perdonami, scusa, il plane effector adesso, l'ultima volta che l'hai inserito su lettere, se non sbaglio, non su parola, giusto? Vai un attimo su MoText. Bon, se io avessi, vai su letters, eccolo qua. Se io avessi voluto che il campo di forza si orientasse sulle singole parole in blocco invece che sulle lettere, avrei dovuto mettere il plane effector su words, corretto? Penso di sì, infatti... Ecco. Boh, perfetto, chiaro. Allora, bella gente, scusate, mi sono intromesso su questa cosa qua. Praticamente, il plane effector è, come diceva giustamente Marco, una specie di campo di forza di cui devo settare una potenza e un decadimento. Dovete immaginare come se ci fosse una calamita, ad esempio. Anche una calamita può essere vista come un effector. C'è un campo magnetico che spinge via le lettere in questo momento, ad esempio. E io posso decidere se siano le singole lettere a essere influenzate dal campo di forza o se siano invece le intere parole, a seconda che il plane effector lo inserisca nella tab letters o nella tab words. In questo caso qua lo tengo su letters, ok? E per cui a seconda di come ruoto l'effector
e di come lo posiziono, vado a scostare le singole lettere. Una menzione particolare di questo fall off, cioè il fall off è importantissimo perché è un concetto che c'è in molte parti, c'è anche sulle luci, su molte parti in cinema 4D e anche in generale nei programmi 3D. Vedete che se io sto diminuendo il fall off, se io lo porto a zero, significa che quando io muovo l'effector, vedete che mi fa un salto netto. Adesso, scusa Marco, può sembrare che io salti di palo in frasca, però i ragazzi hanno blandamente visto una cosa del genere quando si è trattato di lavorare con l'audio. Per esempio, se io applico un effetto di eco su un suono, devo anche in quel caso impostare un valore di decadimento per capire quanto questa eco deve essere forte rispetto allo stimolo iniziale, quanto deve durare nel tempo rispetto allo stimolo iniziale. In questo caso non dura nel tempo, ma nello spazio. È evidente che se io tengo un threshold, quindi una soglia praticamente pari a zero, l'effetto è attivo soltanto nel momento in cui l'effettore ci passa sopra. Ma appena l'effettore è passato, ecco che la lettera torna alla sua posizione naturale, sostanzialmente. Esatto. Allora io lo metterei a una cosa così, media. Ok. E ora la cosa divertente sarà fare questa cosa qui, però mi sembra un po' noiosa. Allora, intanto animiamolo. Quindi, come si gestiscono i keyframe su cinema? Attenzione perché qua è un po' tricky la cosa rispetto ad After Effects. Allora, il modo più facile è, allora abbiamo la timeline che è impostata a 90 frame. Ok. 90 frame su che base? La base dobbiamo andarla a vedere qua nell'impostazione del progetto, nel Edit Render Settings, qua in alto a destra. Noi naturalmente, siamo dei puristi del sistema PAL, lavoriamo in 1920x1080 a 25 fotogrammi al secondo. Quella cosa a 30 non la voglio più vedere. Va bene, allora. E anche fai anche 1920x1080. Ah, adesso, ho insistito così tanto sui ragazzi, con i ragazzi su queste impostazioni qua, che mi riderebbero dietro se lasciassi lavorare in HD Ready e per giunta in NTSC. Quindi le impostazioni si gestiscono da qua. E diciamo che sono anche le... Se vedete qua c'è una linea molto sottile che mi fa vedere il rapporto dell'aspect ratio, che in questo caso se io mettessi 3000, vedete che mi cambia questa finestra, diciamo, opaca. Ok, siamo ritornati così, e quindi queste sono le nostre impostazioni. Ora, come si settano i keyframe? Allora, innanzitutto muoviamo... Marco, scusa se ti interrompo di nuovo, se voglio cambiare la durata della timeline, che al momento è 90 frame... Allora, la durata della timeline la possiamo cambiare in questo punto qui. Quindi se io voglio 4 secondi, ad esempio, posso fare 100 frame in questo caso. Esatto, mettiamo a 100 frame. Ora, questa è la mia area di lavoro, vedete che si è aumentato lo spazio, io devo trascinare e se vedete che anche sopra si muove. Si cambia l'area in cui lavoro. Okay. Ok, e questo è intuitivo. Facciamo un command. Quindi muoviamo... Ok, abbiamo salvato. Allora, spostiamo questo plane effector, lo mettiamo all'inizio. A questo punto mettiamo un keyframe. Allora, ci sono tanti modi, si possono fare... keyframare tante cose, tutte le cose praticamente qua dentro. Make it simple. Diciamo che queste sono le cose principali che si possono, in cui si può mettere un keyframe. Quindi parametri, posizione, rotazione, scala e posizione. Io terrei questi qua perché altro non ci serve, sono anche troppi. E posiziono un keyframe. Dove lo vedo? Lo vedete qua in questo angolo in basso a sinistra, si è creato un rettangolino celeste. Molto piccolo. Oh, si vede che chi ha fatto cinema 4D non è un maledetto videomaker. Ve l'ho detto, sono molto 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 tricky keyframe. Dopodiché mi muovo nella timeline. Sì. E diciamo che vado al frame 60. Quindi faccio durare 2,5 secondi praticamente la mia transizione. Esatto. A questo punto la cosa importante è
dopo aver mosso il punto in cui voglio arrivare, muovo il mio oggetto. Il sì, o l'oggetto che voglio muovere. Questo funziona un po' per tutti gli oggetti, anche se fosse un cubo. Visto ah, qui. Ok. Cioè, fammi capire. Io praticamente, allora, Marco, sto per chiedere una cosa probabilmente stupida, però... Allora, ascolta, io praticamente, quando imposto un keyframe con quel pulsantino rosso che mi hai fatto vedere, torno un attimo sopra con la freccetta così i ragazzi lo vedono, eccolo là. Allora, fammi capire, io praticamente non è che stia mettendo un keyframe su un livello o su uno specifico effetto, io sto, passami il termine, fotografando la situazione, dopodiché mi sposto avanti e qualsiasi cosa vado a spostare, è come se ciascun livello avesse un suo keyframe. Praticamente. No. No, ecco, vedi che ho detto una c***a. No, allora, diciamo che se io vado a vedere qua, forse si capisce meglio, sono andato su plane, coordinate del plane, vedete? Sì. Vedete che si sono illuminate tutte le cose, scala, rotazione, infatti io avevo attivato rotazione, scala e posizione. Sì. E di giallo mi si è illuminato la posizione delle X, quindi io potenzialmente posso mettere un keyframe su ognuna di queste voci, come posso metterla su la forma, l'offset. Sì, ho capito, ma quindi, se dipende da quello che muovi, questo voglio dire, cioè se tu adesso muovi il solido invece dell'effector, cioè sei al frame numero 60, muovi sia l'effector sia il solido, praticamente si attivano i keyframe di tutti i valori che tu hai alterato? Certo. Boh, questo volevo... Sì. Utilizzando questo, sì. Ok, invece utilizzando quelli in parte, evidentemente, cioè se io prima di prendere il tasto rosso vado a deselezionare o selezionare posizione, scala, rotazione, vado a influenzare soltanto quegli effetti che io tengo evidenziati di azzurro. Esatto, esatto. L'importante è l'ordine, cioè prima si muove l'oggetto, sì, ma questo vale poi si muove il tempo. Poi si muove il tempo, poi in questo caso su After, quando io ho mosso questa, diciamo, l'oggetto, se questo fosse un rettangolo su After e lo sposto, in automatico mi si creerebbe il keyframe. Esatto, invece in questo caso... Cosa che qua non succede, quindi io quando mi sono spostato col tempo, mi sono mosso l'oggetto, dopo devo ricliccare questo. E vedete che mi ha creato una linea. Però, Una scusa, linea di... domanda, se io non avessi premuto il pulsante rosso per creare il secondo keyframe, significa che il primo avrebbe assunto i nuovi valori che io ho messo? No, il primo non, cioè, è fermo, è Il nudo. primo Cioè è non... fermo, finché non metto un secondo keyframe, rimane tutto quanto... Rimane inalterato, non si muove niente, non si Chiaro. muoverebbe Ok, chiaro. niente. Quindi ora ho creato la mia animazione, lo vedo perché qua mi fa vedere proprio la traccia di spostamento. Se io schiaccio questo pulsante qua nella timeline, torno al primo frame, schiaccio il pulsante play, Ok, ho creato la mia animazione. l'interpolazione lineare? Allora, l'interpolazione è di default, c'è già un easing in cima Allora, dentro di. facciamo una traduzione veloce per i ragazzi, sperando che mi stiano seguendo comunque. Per interpolazione si intende ovviamente tutti quanti quei valori intermedi che la macchina crea sulla base di due valori estremi che io determino. Quindi, per esempio, quando parlo di interpolazione lineare, tra due keyframe di opacità, faccio un esempio, il primo keyframe è opacità 100, il secondo keyframe è opacità 0, se io mi sposto a metà del percorso tra 100 e 0 sono sicuro di trovare 50, se trovo un 50 vuol dire che il computer sta facendo un'interpolazione lineare, cioè la velocità di decadimento dell'effetto opacità risulta costante lungo tutta quanta la linea del tempo. E gli effetti di easing di cui parla Marco sono quelli che noi chiamiamo assistente fotogramma chiave, quindi ad esempio la curva di Bézier, l'assistente fotogramma chiave in attacco, in stacco, cose di questo tipo, quando vediamo quelle curve arrotondate sul diagramma che fa sì che l'oggetto inizi piano, si muova velocemente e poi si fermi piano. Tutto quello che si basa, tutte le interpolazioni, esatto, come queste che si basano sulla curva di Bézier, evidentemente sono interpolazioni non lineari, che sono quelle che io vi obbligo a mettere su qualsiasi keyframe di After Effects e sono quelle che mi danno quel movimento molto morbido e molto piacevole che a noi tutti quanti piace e che ad esempio è molto più difficile fare in Premiere per dirne una. Ecco, tutte queste sono interpolazioni non lineari.
lo vedete da voi stessi, non è una linea dritta che parte da il primo valore e va sull'ultimo, ma è una linea curva raccordata secondo la curva di Bézier. Detto questo, quindi Marco ci sta dicendo che di default esiste già un easing, quindi una assistente fotogramma chiave, chiamiamolo. Fammi vedere come l'hai attivata questa schermata. Allora, qua c'è una finestra, window, in alto, e sì. Ho la possibilità di fare timeline F curve. Sì, ok. E qui ho, diciamo, i miei keyframe associati, vedete, a tutte le a tutti i parametri che io ho selezionato con i quadratini azzurri in basso. Esatto. Io e qua posso anche cambiare... Ecco, questo volevo capire. Se io muovo con le maniglie, sono in grado di cambiare, esatto, l'interpolazione che viene applicata. Va bene. Sì, poi qui anche qua. Chiudiamo questa parentesi comunque. Teniamoci l'easing di default. Ok. Sì, direi che va bene così. Okay. La cosa che non ci piace però è come si sta muovendo questo plane. La cosa bella di Cinema 4D è che è tutto modificabile in tempo reale. Quindi io, quando ho impostato una cosa, dopo posso lavorarci senza cambiare parametri che avevo settato prima. Ad esempio, adesso non mi piace che vengano, che si alzi, ma vorrei che vengano da dietro, cioè che mi arrivino da dietro. Mettiamo meno 100, scusate. No, scusate. Vediamo che sia una distanza forse un po' troppo. Ok. E voglio dargli una scala, aggiungo una scala, metto una scala uniforme, così mi scala tutto in maniera uniforme, e metto qui, per mettere la scala, diciamo, a zero, devo mettere meno uno, perché è una percentuale, fondamentalmente. Non ho capito questo passaggio. Allora, la scala va da... Se 1 è la mia scala, scusa, se è 0 è la mia scala attuale. Sì. Se 1 è il doppio, se è meno 1 è 0. Ok, cioè, va bene. È la scala 0. Ok. Quindi io devo mettere meno 1. Fatto ciò, schiaccio play e questo è il risultato. Forse è un po' troppo veloce, quindi posso provare a ridurre la profondità. Ma e posso estendere, posso allargare i due keyframe? Posso allargare, scusami? Cioè, il certo, secondo keyframe... Certo. Ecco, la durata. Esatto, così rallento la durata automaticamente. Trascinandoli, esattamente. Boh. In questo quindi, caso qua, ok, più perfetto. Lento. Bene, bene, chiaro. E su queste cose ci posso aggiungere altri effector andando qui. Oltre al plane, magari voglio mettere un altro effector. Forse voi avrete il random effector. E anche questo fa delle cose molto interessanti e magari potreste provare a vedere cosa succede con Random Effector applicato a questi effetti qua. Grazie ragazzi per aver visto questa seconda parte. Naturalmente tutto è perfettamente inutile finché non vedete la terza parte e, siccome vi obbligo a farlo, procedete con la visualizzazione. Lo so, mi odiate.